Bentornati, sono sempre Marco Vigellini. Continuiamo la nostra sfida nel mondo tutorial del coding. Ci è rimasta la stazione numero 6. Andiamo a provare a risolverla. Vediamo qual è la stazione numero 6 da risolvere. È questa qui. Guardate quanto è bella, io provo a indietreggiare un pochetto. Dobbiamo costruire una serie di giardini con tanto di acqua, quindi dobbiamo arare. Ok, aspettate che abbasso lo sguardo, altrimenti qui vedo male. Allora, vediamo che cosa, quali indicazioni riceviamo. Ok, divertiamoci con l'aratura, ok, con il coltivare. Allora, è un task, il coltivare è un task che il tuo agent che può fare per te. Tasto destro sull'agent per aprire il suo inventario. L'avevamo visto anche nella sfida precedente. Riempi il suo inventario con il contenuto di questa chest, di questo baule. I comandi till e use, il till sta per arare e usa, ti permetteranno di, diciamo, di riuscire a risolvere la nostra sfida. Allora, io direi che la prima cosa che dobbiamo fare è avviare l'applicazione, quindi l'applicazione Code Connection. Premo la lettera T, Shift 7, Code, invio, ormai lo sapete a memoria, la nostra app è partita, clicco su Scratch, attendo il caricamento del browser e aspetto il pulsante verde qui in basso, diminuisco questo, carico il nostro progetto che avevamo creato in precedenza, scendo in basso, ingrandisco il tutto quanto più possibile e eravamo arrivati a questo punto. Utilizzando queste istruzioni, spazio, teletrasporteremo il nostro personaggio vicino a noi. Scusate, tasto destro sul personaggio, l'avevamo lasciato con un po' di pietra rossa e del diamante, quindi adesso il nostro agent non ha niente. Mi avvicino al baule. Come si interagisce con gli oggetti? Abbiamo soltanto due pulsanti, il tasto sinistro e il tasto destro. Con il destro interagisco con gli oggetti, quindi tasto destro e posso prendere, diciamo, questi semi di barbabietola, un po' di carote o patate. Allora, io direi di prendere tutti questi oggetti. Sto tenendo premuto il tasto Shift e clicco con il tasto sinistro una volta su questo oggetto e lui me li posiziona automaticamente in una posizione. Quando clicco di nuovo con lo Shift premuto il tasto sinistro, mi va a fare la somma, me li trasporta e me li aggiunge. Semi di zucca, semi di cocombero, ok? Questi ce li prendiamo noi, magari ci possono servire per riempire a mano perché servirà poi innaffiare il tutto. E clicco sulla X, si chiude il baule, tasto destro, stessa cosa, tengo lo Shift premuto, clicco una volta. E guardate come in automatico, senza dover trasportare clic, clic col sinistro, clic con il sinistro, vanno direttamente in posizione. Quindi abbiamo lo slot 1, slot 2, slot 3, 4, 5 e 6 dell'agent occupato. Ok? Allora, clicco e chiudo. Andiamo a dare un'occhiata al campo di gara. Allora, immagino che dovremo costruire un qualcosa di analogo, non lo faccio diciamo uguale. Questo ecco, mi sembrava che era duro, e quindi dobbiamo costruire da qui in poi, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocchi. Quindi il nostro bel agent lo facciamo mettere su, ok, lo facciamo mettere sulla pedana. Poi premo lo spazio, si è posizionato davanti a noi. Ok, andiamo su Scratch e scriviamo le solite nostre istruzioni comuni. Per
duplico, poi quando si preme il tasto numero 6 manderemo un nuovo messaggio che è il messaggio 6. Ok, invio, tasto destro, duplico tutto. Sì, questo mi serve tra l'altro, questo ripeti. Questi qua adesso non sono sicuro se che mi servono esattamente quei blocchi, li ho buttati. E dobbiamo fare sicuramente per 11 volte. Poi il primo blocco deve essere saltato perché non possiamo farci niente. E andiamo a vedere se c'è il comando di till. Il till è appunto prova ad arare davanti a te. Una volta che ha arato il nostro agent, dobbiamo permettergli di selezionare diciamo un oggetto del proprio inventario e utilizzarlo. Adesso andiamo a vedere insieme se c'è qualche cosa che ci può interessare. Qua vedo drop, use. Ok, per esempio questo qui che ci dice utilizza o posiziona l'oggetto del tuo inventario in posizione 1, lo metti davanti a te. Poi andremo a vedere quali oggetti ha nell'inventario e poi lo facciamo andare avanti. Move forward è questo. Allora, quindi prima di mandare in esecuzione, tra l'altro il messaggio è il numero 6. Qui, tasto destro sul nostro agent, lui dovrebbe soltanto piantare dei semi di barbabietola. Ok? Torno un po' indietro, vado su Scratch, premo il tasto 6 e guardate che cosa significa arare. 1, 2. Ok, sta togliendo quella la parte superiore dell'erba. Perfetto. Ok? E questi sono blocchi di erba. Adesso io richiamo il nostro personaggio, ok? E proviamo a, quindi ce n'è uno, due, ce n'è sempre 11. Proviamo a far scavare sotto di lui. Ci facciamo fare un bel una bella buca per l'acqua, un destroy giù. Poi deve andare avanti per 11 volte, tasto 6, via. Ok, perfetto. Raccogliamo noi per lui. Ok, non poteva distruggerlo quello, questo lo distruggiamo noi. E io mi ero preso un po' di acqua, tasto E, la metto qua. Ok, shift, shift, shift e tasto sinistro e mettiamo un po' di acqua. Via. Così il nostro bel giardino è anche abbondantemente annacquato, irrigato. Ok, a questo punto proviamo a fare un'ultima cosa, poi ci fermiamo. E tanto insomma queste risoluzioni sono le stesse. E vado su Scratch spazio, però volevo farvi vedere che lui ha, vediamo un po'. Allora, ovviamente ha finito un po' di semi di barbabietola. Noi in prima posizione non mettiamo niente, abbiamo in seconda posizione la carota e la patata. A questo punto vediamo se riusciamo a utilizzare. Vado su Scratch, scusate. Cosa avevamo fatto prima? Questo non ci serviva per 11 volte. Ah, il move forward, ecco perché prima non ha fatto il primo blocco, perché ovviamente c'era il move forward. Quindi lui deve scavare davanti a sé, quindi anche in questo caso qui lo lascerà. E gli dobbiamo far utilizzare randomicamente o lo slot 2 o lo slot 3.
Questo è il tutto. Quindi lui pianterà o un po' di carote o un po' di patate. Sì, credo che sia esatto. Tasto 6. Via. Dovremo attendere per capire quello che ha piantato, però fondamentalmente è sufficiente anche andare al nostro caro agente e vedere che ha piantato molte più patate che carote, ok? Abbiamo visto che le ha consumate. Ok, potete sicuramente procedere per conto vostro su queste due altre file di campo da arare. E noi ci fermiamo qui in attesa della sfida numero 7.